Buonasera, insomma stanno per iniziare le riprese di questo cortometraggio. La cosa particolare è che stiamo appunto girando la scena per la rapina, ma non so chi ha scelto la location, perché pensate, la banca dove appunto si svolgerà l'azione della rapina, a fianco, indovinate cosa c'è? La caserma di carabinieri. Allora, mi spiegate com'è possibile che si possa fare una rapina in una banca che è attaccata a una caserma di carabinieri? Provavo di dirti, è un ragazzo. Questo Giulio. Diciamo Giulio, un ragazzo che. Che se può risolvere così. Si trova a dover. Domani va bene. Direttamente da voi. Giulio è il fratello di Marco e. Niente, è un ragazzo un po' turbolento, diciamo aggressivo, più che altro costretto pure dal. Ciò che lo circonda come riflesso è comunque un ragazzo aggressivo, istintivo e soprattutto disperato. Ok, buono. Azione! Stop! E essendo disperato poi cerca di risolvere i problemi suoi e della propria famiglia, perché lui vive a casa con una madre, il padre l'ha perso, si vede insomma, anni prima. E quindi sicuramente hanno dei problemi economici, tutto questo lo porta poi a fare questa rapina insieme al fratello. Chiaramente non è uno che ha in sé insomma la criminalità, o comunque non è un criminale, è semplicemente un ragazzo portato alla disperazione. E a parte un po' il freddo perché è stato girato a Terni, però. No, siamo trovati tutti bene. Il mio personaggio si chiama Marco, è il fratello di Giulio, è diciamo quello più buono e assennato, insomma, è più grande, è quello che lavora, fa il meccanico, cerca insomma di portare avanti il menage familiare. Il papà è morto, quindi è lui che ha la responsabilità della famiglia. La madre sta male e vuole molto bene al fratello e lo sgrida, lo rimprovera perché lui è un po' più testa calda e poi alla fine deciderà di fare anche lui la rapina proprio per stare vicino al fratello. Il regista Andrea è un mio carissimo amico, abbiamo fatto tanti corti insieme, lo stimo molto. Tanta voglia di fare, a volte sui set diciamo più grossi, con più soldi si trova magari per alcuni versi più professionalità, più cose, però sicuramente molta meno voglia di fare, che è quella che serve per fare bene le cose. E poi comunque per i mezzi che ci sono direi che è un set assolutamente iper professionale, con non solo i ruoli giusti per quello che serve, ma addirittura di più. Stiamo andando a chiedere al balordo un po' le sue mosse, seguiteci.
personaggio mio non ha neanche un nome in sceneggiatura, in realtà si chiama è il Valordo. Rimango fuori dalla banca, sono più che altro quello che guida la macchina e non prendo nessuna decisione fondamentalmente su questo colpo. Li seguo, sono un Valordo appunto, sono uno che non ha particolarmente né arte né parte, e così si accompagna degli altri ragazzacci. Non posso fare i nomi di tutti, ma mi è sembrato dal primo all'ultimo di incontrare un set di gente simpatica e allo stesso tempo molto professionale. Quindi io vorrei fare cinema e questo qui per me è cinema e sono contento. Però questo non è il personaggio, ma è Bruno Valente. Ciao! Ciao, io sono Antonia Campora e sono la guardia giurata della banca, ovviamente la guardia giurata finta. Io sono l'attore che appunto fa la guardia giurata ed è l'infiltrato della banca, cioè quello che poi fornisce le informazioni ai rapinatori, ai malviventi, insomma. Avrò anche dei colpi di scena, nel senso che vengo sorpreso, vabbè, inutile che vi sto a spiegare, guardatelo e poi giudicate. Ci siamo divertiti molto, una cosa divertente, a parte il freddo, che qui in Umbria, voglio dire, è veramente molto, molto forte, infatti mi sto congelando, e proprio perché mi sto congelando vi saluto e vi abbraccio, un bacio da Antonia Campa. Ciao! È un personaggio un po' insolito per me, e la cosa mi ha fatto molto piacere. Il ruolo è quello di una direttrice di banca, una banca che, ahimè, come succede tante volte, purtroppo viene rapinata da questi due fratelli, appunto da quel titolo del mediometraggio, e da un altro personaggio, Roberto. Ogni volta che fai un personaggio diverso dal solito o dagli altri che magari hai fatto fino a quel momento, ti chiedi sempre come è, come sarà, che cosa fa, come ci si sente ad essere una direttrice di banca che subisce una rapina come in questo caso. E a volte ci sono solo domande perché non sappiamo tutto, e le domande però poste in una certa maniera aiutano a trovare poi dopo, si spera, la risposta. Mi sono, ripeto, molto divertita e la troupe è semplicemente deliziosa. Tutti ragazzi molto disponibili, molto simpatici, abbiamo riso, scherzato e siamo stati molto bene. Quindi auspico semplicemente che mi capitino sempre più spesso queste situazioni dove la professionalità e la serietà nel lavoro, nel momento stretto del lavoro, si sposano con l'allegria, la semplicità, che poi è la chiave, secondo me, per fare bene questo lavoro. Il personaggio mio è un personaggio un po' cattivello, io faccio un commissario corrotto, colluso con il boss, il grande Nello Masci. Il boss sta cercando, diciamo, per quello che posso, non farlo convenzionale. È uno dei tanti casi di collusione tra, insomma, le forze dell'ordine e la mafia. La truppa molto bene, mi dispiace, l'unica cosa dei corti quando ci sono è che dispiace che finiscono subito, perché poi appena uno entra un pochettino in confidenza tutti quanti, avresti voglia di fare, poi noi siamo artisti, quindi vorresti sempre fare 100, 1000. Però, come diceva un vecchio detto, anche il piccolo ruolo ha la sua importanza, non esistono i piccoli ruoli, ma esistono i piccoli attori. Il mio personaggio si chiama Roberto, è uno dei tre malviventi, diciamo. Si allea con Giulio, che è uno dei fratelli di questa storia. Complimenti, l'hai detto tuo fratello. Uno come lui ci può far comodo. È una scusa. E se non fosse mio fratello? Io non mi fido. Vabbè. Ha una condizione. Il bottino si divide in due, altrimenti non si fa niente.
lui si crede un capo, ma in realtà non lo è. Nel senso che vorrebbe essere un capo. Sta alle dipendenze di un boss che firmano fatto attore e nell'omaggio. E sta sempre in conflitto con se stesso. Questo è l'ottavo lavoro che faccio come produttore e stavolta facevo anche l'attore, quindi il lavoro è stato doppio e quindi a fatica si comincia a fare tutto. Sicuramente c'è una certa soddisfazione poi alla fine del lavoro, però è vero che... Mi serve un set. È vero, Maddio, che è forza. Serve un set. Mi spiace, grazie, è troppo impegnato. Il mio personaggio interpreto Bruno, che è il datore di lavoro di Marco. Praticamente c'è un rapporto di amicizia tra Marco e Bruno. Bruno è il titolare di questa officina, spesso aiuta Marco, da qualcosa di soldi, anche lui fa dei debiti, problemi, mega problemi. Parla di amicizia e nello stesso tempo della difficoltà di non poter aiutare un amico. È passato Raul Bova, che mi ha salutato. Ciao Raul! Ce l'ha un po' con me perché praticamente lui doveva fare un film, poi io gli ho rubato la parte per 15 euro, io ho fatto 15 euro in meno. Raul, non ti arrabbiare, dai! Vieni, seguimi. La chiccia qua, vieni. Ciao Alessandra! Sono spaccato. Come stai? Guarda, ci sto. Beh, oh, ci abbiamo paparazzi. Italia 2. Io sono Sonia. Sono la paracula della situazione. In questo lavoro ho il duplice ruolo difficilissimo di produzione e attrice. Sonia è un personaggio abbastanza complesso e abbastanza anche impegnativo, di cui però preferisco non svelare molto. Diciamo che a seconda di ogni persona con cui si rapporta, comunque è differente. Diciamo solo che alla fine sarà lei a risolvere tutta la situazione. Cioè lui adesso quando passa si vede, quando sta in piedi si vede quest'ombra che passa. Era bello che iniziava l'azione su lui in piedi, l'ombra poi gli passava davanti come un po' un presagio, ecco, tutta così. Come un presagio per il futuro, capito? Eccola. Combinazione, quando stavamo per iniziare le riprese, è uscito un articolo sulla Repubblica, che ho conservato, stampato, me lo potevo portare dietro, quindi, in cui dicevano che l'Italia è il paese con più rapine in Europa. Poi soprattutto Lazio, combinazione, stanno aumentando a dismisura. E, per l'amor di Dio, noi non è che con questo corto vogliamo giustificare la parlare simile cose. La cosa che mi piacerebbe in questa metafora della storia di Giulio che poi capisse, insomma, che ci stanno anche altre strade per affermarsi. Il porto d'attore è stato splendido perché è il mio quinto corto, però è la prima volta che ho avuto tanti attori di così alto livello. Primo Reggiani, che è stata una grandissima rivelazione, soprattutto per le ragioni che ha 24 anni, e ha visto una professionalità che mi ha piacevolmente sorpreso. Simone lo conoscevo tanti anni perché è il terzo cortometraggio che mi interpreta, poi vabbè, siamo vicini alla vita da lunga data, e poi certo non si sa che non nasce Nino Bernardi, bravissimi anche Andreani e Alessandra Carlesi, ma anche le piccole parti importantissime, quella di Salvo Spoto, Antonia Campora, Giorgia Trasselli, stati veramente straordinari. Te guardi un attimo, ossa un attimo, e poi dopo lui la gira su di te e faremo un altro taglio, ok? Pure questo devo fare. Pure questo, due volte. Girare su pellicola chiaramente ci ha permesso proprio la maestria, la grandissima professionalità di Rocco Marra. Veramente siete stati grandi tutti quanti, chi più e soprattutto chi meno lui. È stato bellissimo vederlo proprio realizzare quanto avevamo deciso
a tavolino prima di cominciare la ripresa, poi infatti lo prendevo un po' in giro ieri vedendo questo bellissimo materiale, non so se sei più bravo come operatore o come direttore della fotografia, perché è eccellente veramente in tutte e due le fasi. La cosa che più mi colpisce vedendo questi primi 5 giorni di montaggio è che sono stati straordinari sempre gli attori, questo bellissimo rapporto proprio tra fratelli, proprio alla fine il titolo che già l'avevo usato Abel Ferrara nel suo film, era un po' dubbioso, invece alla fine proprio quello che esce fuori è proprio fratelli nel bene e nel male, che poi fratelli il concetto dovrebbe essere allargato a livello proprio, che poi è la realtà, insomma, siamo 7 miliardi di fratelli, poi tutti i giorni, tutti i minuti ce lo scordiamo, ci scambiamo l'un l'altro, no? E quindi mi piacerebbe, insomma, che poter suscitare una riflessione anche in questo corto agli spettatori che usufruiranno. Fratelli, guardatelo.